mi viene in mente salute, ovvero farmacie, ospedali, vaccini. Molti di questi vaccini, tutto il mondo anche sono pagati, anche tanto, e alcune famiglie non possono permetterselo. A me dà sinceramente fastidio che alcuni bambini non possono permettersi il vaccino e quindi non avere cure adeguate. Oppure anche gli ospedali in cui le emergenze sono davvero tante e magari non c'è alcun personale. Molte persone, come si dice nel telegiornale, muoiono a causa dei pochi medici presenti in essi. Allora, mi viene in mente ad esempio la tematica attuale che possono essere gli attentati che sono svolti quotidianamente quasi da diversi tempi, che possono nuocere sia persone, alle vite di persone stesse che agli stati e ai paesi in cui vengono effettuati e quindi le persone appunto si trovano in grave difficoltà, hanno bisogno di aiuto, di sostegno. L'emergenza, secondo me, è uno stato d'allarme che ora in Italia potrebbe essere il problema dell'immigrazione, il problema della disoccupazione, la scuola che non funziona come dovrebbe. Ma una situazione di emergenza può essere una situazione dove bisogna intervenire più presto per bloccarla e fare in modo tale che non si espanda molto. Secondo me, l'immigrazione sì è un problema. Però, da alcune fonti politiche, dai media, è estremizzata solo per scopi personali sotto il punto di vista elettorale. E quindi sì, può essere ritenuta appunto un'emergenza, però non deve essere estremizzata a livelli massimi, perché secondo me, se ci pensiamo bene, a Torino e in Italia, secondo me non c'è tutta questa immigrazione che si vuole far credere. Beh, secondo me sì, cioè è un'emergenza. Può essere un'emergenza perché ci sono persone che non se ne occupano minimamente o che pensano che non sia un problema, però invece lo è anche importante perché appunto sono persone che si trovano in primo luogo a dover, cioè che fanno parte di queste persone che appunto si spostano da stato in stato, diciamo, che appunto hanno bisogno di aiuto, quindi non possiamo far finta che non ci sia un problema. Secondo me su una percentuale un 10%. A Torino? A Torino un 1%. Percentuale, magari una ventina. A livello di immigrazione, a pelle, ad occhio, direi 30%. Si raggiunge secondo me il 5-7% a Torino e non più del 15-20% in Italia.